Eccoci, finalmente a casa. Ok. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono circa le 18:30, sono uscita dal lavoro, sono passata a prendere Mati e Giulietta che erano dalla nonna e adesso siamo finalmente a casa. Io e Mati siamo abbastanza stanchi oggi, devo dire. Quindi adesso ci prepariamo per una bella serata tranquilla. Dai Mati, togliamo la giacca, bravissima. Fai vedere come sei vestita bene, come sei vestita elegante e fashion. Eccola qui, polpettina, con i jeans rosa. Fai il tuo saluto, Mati? Ciao. Sei stanca? Sì. Ma guardate un po' chi c'è qui. Ecco Giulietta, ancora nel passeggino. Le ho messo questa copertina perché fuori non fa proprio caldissimo in questi giorni. C'è brutto tempo, quindi verso sera fa più freschino. E dunque porto sempre la copertina. Ed eccola qui. Tra l'altro sta indossando un vestitino carinissimo. Adesso slacciamo la cintura. Poi lei per il momento è tranquilla, infatti penso che la lascerò un attimino qui nell'ovetto. Bella, bella comoda. Mentre io e Mati ci sistemiamo un attimino. E Julie, con il suo ciuccio. Mati, vieni che togliamo anche le tue scarpine, dai. Mati? Sì, Mati. Dove sei andata, in cameretta? Dai, vieni qua, Mati. Dove Mati? Sì, dai che le togliamo. Ecco qua, mettiamo le calzine? Sì. Mettiamo queste, super carine con gli occhioni. Matti, la mia piccola aiutante sa cosa facciamo adesso. Togliamo. Cosa togliamo? Io intanto mi sono cambiata, divisa da casalinga. Ma tornando a noi, cosa fa qua Matti? Togliamo questo, ma... Allora, togliamo il contenitore del pranzo della mamma, vero? Sì. Ma ti piace tanto fare questa cosa, tutte le sere la fa, vero? Sì. Tutte le sere in settimana, ovviamente. Apri. Apro, Mati, apro. Ecco qua, allora, pronta? Sì. Guarda un po'. Oh. Ecco, Mati è ufficialmente la mia aiutante, lei porta il contenitore vuoto in cucina. A lavoro porto il pranzo, solitamente in questo contenitore, e quindi la sera lo tolgo dallo zaino, lo pulisco e poi metto il cibo per il giorno dopo. Vediamo l'acqua. Anche l'acqua, brava Mattina, anche la borraccia della mamma dobbiamo prendere, vero? Sì. Dobbiamo pulire anche quella. Eccola. A posto, Matti? A posto, questa. Porti tu in cucina? Sì. Bravissima, grazie. Ok, ecco qua. Allora. Perfetto. Dai che adesso mamma lava tutto, ok? Dai. Ok, così ne lavate, ci tengo a fare questa cosa praticamente appena arrivo a casa, altrimenti poi mi dimentico e mi trovo con il cibo da portare il giorno successivo e il contenitore ancora sporco. Piccola Julie, ma come sei tranquilla stasera? Ci sono sere in cui torna a casa e praticamente si addormenta subito o comunque rimane tranquilla per un bel po', infatti è bravissima, mi dà tutto il tempo di sistemare le cosine. È vero? Sì, sei tanto brava Giulietta. Allora, le lascio qui questo piccolo peluche. Ma di chi è questo bellissimo asinello? È di Julie. Sì, è della piccola Julie. Allora, abbiamo recuperato Bubu, che come saprete è assolutamente fondamentale, e adesso ci occupiamo della cena. Devo cucinare qualcosina, vediamo cosa c'è in frigo e decidiamo un pochino il menù di stasera. Vediamo un po'. Oh, guarda, Mati, c'è anche la mela. Questa possiamo mangiarla dopo. Allora, ok, ho deciso di preparare le zucchine anche perché cuociono abbastanza in fretta ed è ottimo per stasera perché sono davvero super super stanca e in più potrò portarle anche domani a lavoro, quindi ottimo. Come contorno io e Mati stasera mangeremo i fiocchi di latte perché sono già lì pronti e quindi insomma scelta abbastanza rapida e pratica, e per domani invece ci penserò più tardi oppure scongelerò qualcosa dal congelatore appunto. Ecco qua.
Tempo a giocare, signorina? Che mamma così prepara le zucchine? Mati la sera è molto stanca e infatti tende a stare in braccio perché appunto vuole la mamma. Beh, dopo una giornata intera mi sembra più che normale, soltanto che io adesso devo fare un sacco di cose. Non so mai come gestire questa situazione visto che ho solo due mani. Vai, Polpettina. Ma prendi Mati? Mati, un secondo. Fammi mettere le zucchine in padella, dai, un secondo. Eccoci qua, Mati è finalmente in braccio, quindi è tranquilla, le zucchine sono in padella. Ottimo. Mati, cos'è che ti ha appena detto la mamma? Oggi è arrivata una... sorpresa. Una sorpresa per Mati? Sì, una sorpresa per Mati. Sei curiosa? Dov'è la sorpresa? Adesso te la porto, Mati. Guarda un po' qua. Apri la sorpresa per Mati? Sì, la apriamo, sei contenta? Sì, è grande. È grande, è una sorpresa grandissima. Brava Mati, ce la fai? Apri la scatola. Vai, apri la scatola, ti aiuto? E cos'è? Che cosa c'è qua Mati? Cos'è? Cosa sarà? Guarda che c'è un'altra scatola. Wow! Che cos'è per Mati? Eh sì, è un gioco per Mati. Allora con Mati. Oggi ci è arrivato questo pacco da parte di Joy Joes, che è un brand che si occupa di giocattoli e prodotti per la maternità, e ci hanno inviato questo bellissimo tappetone musicale che adesso vi facciamo vedere. Apri. Sì, lo apriamo Mati, lo apriamo, guarda da qua. Allora, eccolo qui, sembra super colorato, i disegni sono carinissimi. Adesso lo apriamo. Grandissimo! È grandissimo! Guardate, è bello grande, super colorato e poi carinissimo. Ci sono tutti gli animaletti anche, vero Mati? Sì. Qui c'è anche il libretto di istruzioni. Adesso inserisco subito le pile perché non sono incluse. Ma lo sai che questo tappeto musicale ha i suoni delle note, le canzoncine e anche i versi degli animaletti? Animaletti! Adesso lo accendiamo, qui c'è il tastino on off. Allora, come funziona il tappetone? Come si gioca? Giochiamo? Adesso giochiamo, Mati è impaziente, le piace un sacco. Allora, basta toccare il tappetone con le manine o con i piedini. Vuoi provare a suonare, Mati? Sì, suonare. Ma suonare, Mati. Vai, suona con la manina, Mati, guarda così. Oh, che bello, Mati. Proviamo con i piedini. Oh, ma che bello. E qui nella parte alta c'è una sorpresa. Anche gli animaletti fanno il loro verso. Tra l'altro, a livello di informazioni più tecniche, questo è il tasto demo. Questo è il tasto per cambiare modalità, perché questo tappetone ha diverse modalità, adesso vi faccio sentire. Puoi riprodurre non solo le note ma anche le canzoncine. E poi qui ci sono i tastini del volume, più e meno. Questa è la modalità singola nota, adesso cambiamo modalità. Com'è Mati questo tappetone, ti piace? Sì, bello. Bello? Poi regalo perfetto, così lei si intrattiene mentre io cucino. Mati suona! Mati suona adesso con le manine? Sì, con le manine, ma... Nella confezione trovate anche queste card con tutti gli strumenti musicali, ci sono anche i più strani. E cos'è? Sono gli strumenti musicali, Mati. Nell'info box, ovvero nella descrizione del video, trovate il link diretto per l'acquisto e anche il nostro codice sconto, vero? Codice sconto? Codice sconto se vogliono acquistarlo anche loro. Sì. E adesso è ora della pappa. Sistemo Giulietta nel seggiolino, così ci fa compagnia, sta in cucina anche lei. E qui c'è anche il seggiolone per Mati. Qui ho preparato la sua bavaglia, la forchettina. Vieni Mati? Mati. Mati, siediti bene, sei contenta che mangiamo? Sì. No, Mati, attenzione, attenzione. Non iniziamo a rovesciare tutto. Ok. Cos'è che mi hai appena detto, Mati? Matti, vuoi torta? La torta! Immaginavo che volessi la torta, signorina, ma adesso dobbiamo mangiare le verdure e il formaggino. Allora, piattino di Matti, le metto un po' di zucchine. Matti, fame! Hai fame, Matti? Sì. Adesso arriva la pappa, eh? Ecco qua. Tieni, signorina, guarda che bel piattino! Buono! Ciao, Julie! Matti, mangi da sola? No, ma... Ti aiuta la mamma? Sì. Aspetta, ti aiuto con la forchettina, ok?
Sì. Ecco qua, dai che prendiamo le zucchine. Che belle! Gnam gnam! Ammati, bravissima! Prendiamo un po' di fiocchi di latte. Gnam gnam! Apri bene, bravissima! Oh oh, cos'è successo? È caduta la forchetta? Sì. Non è successo niente, aspetta che prendiamo altre zucchine. Scappano, scappano queste zucchine. Ammati, Non potete capire, non vedevo letteralmente l'ora di questo momento. Sono super, super, super affamata. Ok, Mati ha finito di mangiare, non avevo dubbi, ha spazzolato tutto. E se sentite un rumore strano, adesso vi faccio vedere cos'è. Sto ufficialmente componendo il pranzo di domani. Involtini e zucchine. Intanto metti i piatti a lavare. Momento del bagnetto. Giulietta è già sul fasciatoio. Tra poco prendo anche il suo riduttore per la vaschetta e siamo a posto. Qui ho già preparato gli accappatoi sia per Giulietta sia per Mati e i rispettivi pigiamini. Inizio da Giulietta perché Mati al momento sta giocando di là e va benissimo così, almeno digerisce. Ho riempito la vaschetta, quindi adesso togliamo i vestitini e facciamo il bagnetto. Piccola Giuli. Facciamo un bel bagnetto, così si va a fare la nanna pulite e profumate. Solitamente, soprattutto in settimana, facciamo il bagnetto la sera, perché è l'unico momento libero. Oh, ecco qua. Mati. Mati, stai giocando? Con Bubu? Sì, con Bubu. Con Bubu. È che dopo è il tuo turno, di fare il bagnetto? No. Mati non vuole fare il bagnetto, come al solito. Come al solito. Dai, adesso togliamo il body e poi il bagnetto. Ed eccoci qui, appena appena uscite dal bagnetto, vero Giulietta? Guardate questa cucciola tutta pulita e profumata, avvolta nel suo asciugamano. Adesso ci asciughiamo bene, piccola. Asciughiamoci un po', almeno il visino. Ecco qua, la testolina. Asciughiamo bene anche questi piedini. Vediamo un po', sono asciutti? Sì, mi sembra proprio di sì. Asciughiamo anche l'altro, ecco. Come pigiamino per Giulietta ho scelto questo, che mi piace davvero tantissimo. È un pigiama a due pezzi, quindi non è una tutina intera, insomma. Ed è così rosa e rosso a pois. Troppo dolce. Ok, piccola, spostiamo l'asciugamano. Via che è bagnato. Ecco qua, mettiamo il pigiamino. È da tantissimo che non le faccio indossare questo pigiamino. Ed è strano perché mi piace davvero tanto, come vi dicevo. Dovrei utilizzarlo di più. Ecco. Ed è anche probabilmente l'unico pigiamino spezzato che ho per lei. Le altre sono tuttine. Ecco. Ecco la manina. Mettiamo anche l'altra. Perché adesso arriva il turno di Polpettina. Ne vedremo delle belle. Ma chi lo sa. Magari è stanca e si lascia fare il bagnetto tranquillamente. Speriamo. Io ci spero sempre. Ehi, piccolina. Eccoti. E adesso manca solo il ciuccio. Perfetto. Mati, è il tuo turno. Abbiamo finito con il bagnetto della sorellina. Mati? Oh no. Dai, porta anche Bubu. Indovinate un po', Mati è? Arrabbiata. Arrabbiata? Perché sei arrabbiata, Mati? Non vuoi fare il bagnetto. Non vuoi fare il bagnetto? No. Ma se poi ti diverti un sacco a giocare con la schiuma? No. Mati, che ci mettiamo sdraiate che togliamo i pantaloni? No! Mati inizia a essere stanca e super capricciosa. Ma guarda che così non ti vedono nel video, Mati, eh? La faccina coperta? Coperta da Bubu? Da Bubu, sì. Ah, ti vuoi nascondere allora? Sì, Mati non va a bagno. Mati, ci mettiamo pochissimo, guarda che se inizia a fare i capricci ci mettiamo di più, eh? No! Dai, collabora un pochino, così mettiamo subito il pigiamino e poi andiamo a dormire, che anch'io sono stanchissima, domani ci dobbiamo alzare presto. Sì, dobbiamo proprio lavarli questi capelli, eh? No. No, no, scherzavo un'altra volta. Ed eccoci qua, Mati è appena uscita dal bagnetto. Ho deciso di metterle questo accappatoio oggi
è quello che ho utilizzato anche per Danny un paio di volte e devo dire che a Mati va un pochino grande, ma rispetto a quello rosa è molto più facile da chiudere, quindi per stasera ho optato per questo, anche perché è molto capricciosa e volevo evitare ulteriori problemi. Comunque adesso ci asciughiamo, per bene anche i capelli, poi mettiamo un bel pigiamino. Mati è stanchissima. Ok, adesso che abbiamo asciugato i capelli, li spazzoliamo per bene, così togliamo i nodini. Nodini. Sei contenta di mettere il pigiamino, Matti? No. No, neanche il pigiamino, va bene, è proprio un momento no. No. No, certo no. Allora, mettiamo questa tutina, le sto mettendo ancora pigiamini a manica lunga, per il semplice fatto che di notte la temperatura scende ancora un po', quindi preferisco che sia coperta. Mati, che libretto leggiamo stasera? Non so. Non lo sai? Questo del pesciolino arcobaleno? Oppure questo dell'orsetto? Questo della luna? La luna Giovanna? Leggiamo questo? Ed eccoci qua finalmente sul letto, siamo prontissime per la nanna. Devo dire che ultimamente Mati beve poco latte prima di dormire e va benissimo così, perché comunque fa già una cena completa. Allora, vediamo un po', a colazione con la luna Giovanna. È mattina presto e Martina dorme ancora nel suo lettino caldo sotto la coperta rossa a quadretti. Mati si è addormentata e adesso sta dormendo nel suo lettino e io sono qui con la piccolina, che invece è svegliissima, anche perché adesso è ora della poppata. Eccoti piccola! È buono Julie? Buono il lattone? Sì, poi adesso stai un po' con la mamma finalmente. La piccola Julie dovrebbe addormentarsi a breve, visto che adesso ha il pancino pieno. E poi io mi godo un'oretta in tranquillità. Comunque io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se è così, per favore lasciate un super like, condividetelo, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prestissimo con tanti nuovi video. Ciao, a presto e buonanotte!